Sopralluogo questa mattina delle commissioni consiliari scuola e politiche urbane al cantiere dell'Università di Scampia, destinata ad ospitare la facoltà di medicina e chirurgia della Federico II. Dal 24 maggio sono ripresi i lavori per il completamento dell'opera, che dovrebbe concludersi entro il 2019, grazie all'erogazione di 5 milioni e mezzo di euro da parte della Regione e dei fondi messi a disposizione dal Comune con il Patto per Napoli. Siamo al 55% dei lavori, quindi siamo poco più della metà. Manca ancora qualche mese di lavoro, siamo anche preoccupati e contenti di essere qui, contenti perché dopo l'interruzione dei lavori le commissioni scuola e politiche urbane hanno convocato delle commissioni su questo argomento. Devo dire c'è stata la piena disponibilità dell'amministrazione comunale e della Regione Campania e si è arrivato a riattivare finalmente il cantiere il 24 maggio, quindi oggi è primo sopralluogo dalla riattivazione del cantiere, i fondi dalla Regione sono stati garantiti, inoltre sono stati garantiti anche dal Comune di Napoli con un impiego straordinario di 2 milioni e 6 da Patto per Napoli, quindi una scelta importante per puntare proprio al completamento dell'opera. Ora ci aspettiamo nelle prossime settimane di vedere un cantiere sempre più in azione in qualche modo e veder completata l'opera nei prossimi mesi. Ci teniamo perché è un atto di rigenerazione importante per un territorio come quello di Scampia, per tanti studenti ma anche per in qualche modo un presidio ospedaliero importante per i cittadini di quest'area. È un'opera che ha una funzione, è stata pensata già 20 anni fa per avere una funzione importante su questo territorio, che è quello di garantire la contaminazione, no? L'arrivo di tanti studenti e studentesse, non soltanto napoletani ma immaginiamo di tutto il sud, serve, come dire, per l'emancipazione e la rigenerazione urbana che da tempo stiamo immaginando sul quartiere di Scampia. È un cantiere importante, un cantiere del valore di 51 milioni di euro, quindi appunto questo a valorizzare l'importanza appunto del lavoro che viene fatto congiuntamente da Regione, Comune e Università Federico II, che su questo cantiere in particolare stanno cooperando da tempo per il benessere, il bene innanzitutto del territorio, quindi di Scampia, ma della città tutta. La struttura, articolata su 5 piani, sarà dotata di 2 parcheggi, ampi spazi per la didattica e la formazione degli studenti, ed ospiterà anche un polo di medicina, in particolare servizi per la donna e il bambino, con 2 sale operatorie e 37 posti di degenza.